Ovviamente trattandosi di lavori stralcio, sisma, neve, saranno lavori che interverranno all'interno dei comuni del cratere. Fra i comuni interessati ci saranno il comune di Teramo, Civitella, Valle Castellana, Montorio, Cellino Attanasio, dicevamo, Castelli, Torricella, Civitella, insomma, ecco, questi sono Crognaleto. Bellante, questi sono i comuni che verranno interessati dagli interventi in essere. Si tratta di interventi messi a gara per 15 milioni di euro, poi ci sono ulteriori lavori per 3 milioni di euro che sono ancora in fase di progettazione. Si tratta di stralci ANAS, quindi una serie di lavori che sta andando avanti e che vedono l'ANAS come soggetto attuatore e la provincia come soggetto esecutore. L'ANAS è stato nominato come soggetto attuatore sisma per il ripristino della viabilità a seguito del terremoto e sostanzialmente tutti gli enti che avevano dimostrato capacità tecnica e economica hanno attuato direttamente il ripristino della viabilità, in altri casi invece ANAS è intervenuta in qualità di soggetto attuatore. Nello specifico nella regione Abruzzo circa il 50% degli interventi sono attuati da ANAS, il restante dagli enti gestori, in particolar modo in Abruzzo dalla provincia di Teramo, la quale ha dimostrato efficienza, attenzione al territorio e pronta operatività e tempestività nel risolvere appunto le criticità a seguito degli eventi sismici. Sono complessivamente, sì, anche forse qualche cosina di più, in uno stato di attuazione molto avanzato. Per esempio la provincia di Teramo, circa il 50% dei lavori già sono in fase di ultimazione e di cantierizzazione, quindi diciamo un piano che è in una fase molto avanzata.